Allora, tutti si augurano che di avere un governo in tempi veloci, anche la Lombardia se lo augura. A che punto siamo? Ma credo che siamo arrivati quasi alla conclusione delle trattative. Credo proprio che lunedì e al massimo martedì daremo l'annuncio. Giochi fatti, chiusi insomma. Penso proprio di sì. Senta, questa mattina i dati del centro studi di Confcommercio hanno rilevato un aspetto molto significativo per la Lombardia, cioè la prospettiva di una crescita del PIL l'anno prossimo superiore a quello pre-crisi. Quindi questa regione si conferma il motore del paese, è un'eredità importante per voi? Un'eredità importante, e questi dati dimostrano anche la bontà delle scelte che sono state fatte dal governo di Roberto Maroni, perché mi sembra di poter dire che questi dati dimostrano che anche la sensazione che io avevo espresso ripetutamente durante i giri per la Lombardia, la sensazione era fondata, perché io ho sempre detto che la Lombardia mi appariva veramente con una grande capacità di ripresa, con una grande forza, migliore ancora di quanto i numeri potessero dire. Ecco, c'è ancora un dato sui consumi che faticano a riprendere, questo è un dato su cui bisognerà lavorare? Sicuramente bisognerà anche lavorare in quello, bisognerà cercare di preparare politiche anche per i più deboli, per le persone che in questo momento si trovano ancora in difficoltà, perché anche nella nostra bella e ricca Lombardia ci sono ancora fasce di popolazione che soffrono e bisogna cercare di farli uscire da questa situazione. Per i commercianti è importante anche che maggiore autonomia si traduca in un maggior sostegno alle imprese, anche alle famiglie, anche meno tasse, si può dire che... Beh, credo che la principale ragione per la quale noi abbiamo chiesto l'autonomia, per la quale Maroni ha ottenuto il referendum, sia proprio quella di avere la disponibilità di maggiori risorse, ma soprattutto di avere la possibilità di maggiori scelte autonome che non siano condizionate dai vincoli di Roma. Ecco, io faccio sempre l'esempio della sanità: noi abbiamo necessità di assumere medici, di assumere infermieri, non lo possiamo fare per un vincolo di una legge nazionale che blocca il numero degli addetti al 2004. La nostra sanità è cresciuta molto anche come servizi resi, anche come numero di persone alle quali dà una risposta. Il commercio di vicinato, avete già in mente qualcosa? Agevolare? Beh, sicuramente, io credo che la manovra che è stata approvata in passato relativa per esempio all'eliminazione dell'IRA per i primi anni di attività nei centri storici dei capoluoghi possa essere estesa anche a un numero di città maggiori, perché credo che i centri storici senza i negozi di vicinato rappresentino un problema non soltanto economico ma soprattutto sociale di sicurezza. Ecco, un'eventuale situazione di stallo perdurante sulla formazione del nuovo governo, quanto potrà influire sulle politiche della Lombardia nei prossimi mesi? Guardi, l'unico problema è che non potremo andare subito a chiedere di accelerare sull'autonomia, questo è l'unico limite. Noi le nostre scelte le possiamo fare in assoluta autonomia, la nostra maggioranza è ottima, forte e coesa, per cui non, da questo punto di vista non abbiamo problemi.